Ciao a tutti, come vedete siamo nella pagina del sito di creativamenteplotter.it perché oggi facciamo una lavagnetta con questo tipo di materiale ed è il vinile effetto lavagna. Io realizzerò una lavagnetta a cuore per mia figlia. In questa pagina comunque vedete altre info, vi dà la lunghezza della bobina e il costo. Bene, ora passiamo a realizzare il cuore. Quindi io prima di tutto dovrei fare un modello di cuore per poi ritagliare il mio legno e in un secondo tempo ritaglieremo il cuore in vinile, che deve essere leggermente più piccolo della base. Quindi andiamo nel software. Prima di tutto dobbiamo impostare la pagina, quindi da questo menu qua andiamo in impostazione pagina e facciamo automatico cameo, perché io devo fare un cuore abbastanza grande per la mia base in legno. Ora io andrò a prendere la disegno ellisse, mi farò l'ellisse. Prendo l'ellisse e faccio modifica punti. In questo modo, vedete, scusate, in questo modo mi disegno il cuore. Anzi, facciamo un punto qua e un punto qua. Questo per tirare giù. Ok, ora prendo ancora l'ellisse e mi faccio un cerchietto qua in fondo perché dovrà essere il posto dove andremo a inserire il cordoncino con il gessetto e la spugnetta per cancellare la lavagna. Quindi per far sì che il buco venga tagliato, dobbiamo selezionare tutto, andiamo su modifica e facciamo sottrai. Se io metto un riempimento, vedete che il buco è venuto tagliato. Ora togliamo. E andiamo a tagliare il nostro modello. Poi, fatto questo, dovrò rimpicciolire questo cuore di un pochettino. Bene, ora è tutto e ci vediamo nell'altra postazione. Ok, come vedete ho tagliato il cuore. Questo sarà il modello che andrò a fare nel legno. Scusate, io nel disegno la punta era girata dall'altra parte, questa, ma mi piace più girata da questo verso, quindi ho girato il cuore. Ora andremo a tagliare il vinile, io l'ho già messo nel tappetino ed è questo il rotolo. Carico ed ecco qui il cuore che andrò poi ad attaccare nel mio legno, vedete, con il punto, vedete. Bene, ora ritorniamo dall'altra parte e vi faccio vedere l'assemblaggio di come ho fatto io il cuore. Bene, ora abbiamo visto come tagliare questo materiale. Io lo metterò in questa base di legno che ho fatto io. Premetto, io ho la macchina per tagliare il legno e ho fatto anche
queste lettere. Allora, queste lettere prima le ho ritagliate ho fatto la sagoma con Silhouette per poi tagliarle perfettamente. Le ho disegnate sul legno e le ho tagliate. Poi qui ho fatto un buco dove verrà messo un cordone con attaccato quello da pulire la lavagna e il gessetto. Ora vediamo l'assemblaggio. Vedete, questo è adesivo. Togliamo l'adesivo. Allora, per attaccare bene il nostro materiale, dobbiamo aprire una piccola parte. Vedete, io ho fatto la sagoma di dove verrà attaccata con il pirografo, vedete? E quindi metto la prima punta, vedete, del cuore, e poi per venire attaccato perfettamente dobbiamo sfilare la carta sotto dove verrà dove ci sarà l'adesivo, in questo modo. Andate dietro con la mano e strisciate. E non avremo nessuna piega, vedete? Ecco qua la nostra base attaccata perfettamente, senza alcuna piega. Ora io userò questo per attaccare le lettere, ma potete usare anche la colla a caldo. Potete usare anche, se non avete a forma di cuore, un legno a forma di cuore, potete farlo anche quadrato, non ha nessuna importanza. Io, come ho detto, l'ho fatto perché ho la macchina da ritagliare il legno. Ora io mi prendo il mio pennellino e inizio a attaccare, attaccherò in questo modo qua. Ed ecco qua, vedete come è venuta. Poi attaccherò un gancino in alto perché venga attaccata al muro e la lavagna con il vinile effetto lavagna è fatta. Ho iniziato a usare la macchina anche per tagliarmi l'iridi degli occhi, perché mi sto facendo appunto gli occhietti per le mie bambole, che sono queste, e questi li ho fatti e tagliati con il plotter. In questo ho messo la carta adesiva sempre sempre prodotti Silhouette, ma voglio provare anche a farli con quello per i tatuaggi. In un altro video vi faccio vedere come fare. E credetemi, io mi sono fatte anche delle ali e tutte tagliate con la plotter e vengono perfette. Infatti io sono contentissima di questo, perché prima acquistavo gli occhi per le mie bambole e mi costavano tanto, ora me li faccio da sola. Quindi, detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e ciao, al prossimo!